Ciao Edo, Ciao. allora, mi spieghi come si smonta il manubrio della Vespa 50enne? Sì, volentieri. Dai, allora andiamo, nuovo video di quelli della ruggine. Bene, rieccoci Edo. Allora, oggi smontiamo il manubrio della Vespa, Sì. cominciamo con la prima fase. Bene, procediamo allora. Va bene. È abbastanza veloce, se non ci sono Quindi non sarà un problemi. video da 50 minuti questo, no, 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 credo proprio di decisamente no. no. Allora iniziamo col togliere le leve, la pedina della leva. Ok. È un Pedina. pezzo complicato da smontare, c'è Ma qualche no, no, una cosa. assolutamente, Quindi partiamo con una cosa semplicina, stavolta. sì, è molto semplice. Se non ci sono. C'è accanita la ruggine. Dipende però sempre dalla signora Sì, infatti Ruggine. qua vediamo che incominciamo bene e ci sarà comunque da mettere a bagno nello sbloccante. E comunque questa leva ha tanto gioco, quindi non sarà, presumo, neanche recuperabile. Vabbè, procediamo in un altro modo. Tanto gioco, quindi il foro si è Sì, questa allargato. vite che Io ti faccio comunque. domande stupide perché, come sai, No, io ma non so no, niente, eh. praticamente è in alluminio la leva, Quindi si è si lasciata è andare. isolata, Ah, vedi quanto sì. gioco che ha, rischieremmo di, comunque di rimontarla e Non avere non una avere, sensazione giusta. sì, ma poi non tirerebbe bene la frizione, non andrebbe bene. Allora, qui ci sono i pezzi delle guaine che abbiamo tagliato quando abbiamo smontato la Vespa. Iniziamo col sfilare quelli. Adesso ci sono queste due mollette da far ruotare perché abbracciano il canotto. Ah. Facciamo girare leggermente e le estraiamo. Sempre Se vengono se la ruggine ce lo permette, eccoci. due, E quindi una di qua e una di là. una di qui e una di là, una per il cambio, una per l'acceleratore. E sfiliamo all'interno di questo canotto, di questo Sì. tubo, c'è selettore, diciamo, del cambio al manubrio, che è Ok. tenuto appunto da questa molletta che abbiamo sfilato prima. Ecco, adesso dovrebbe sfilarsi abbastanza agevolmente dal corpo del manubrio questo tubo. Diamo una pulita veloce, giusto per non andare a rovinare le sedie, perché comunque sono lavorate. Perché lui adesso è già stato liberato da questo, Sì, è giusto? già Quindi stato lavorato dovrebbe. da quello. Qui, come vedi, ci sono delle rondelle, una che fanno da rasamento, ma questa è a tazza che smorza leggermente le vibrazioni sulla manopola. Ecco, mettiamo un po' di sbloccante giusto per. Qui ho adesso visto che questo canotto è anche si sta rompendo, ha una crepa. Aia. E quindi sarà magari un pochino più difficoltoso da sfilare. Si vede la crepa, Bruno. Sì, adesso sì. Ruotiamo leggermente mentre sfiliamo. No, Dai dai, che pian viene. piano, pian pianetto. Eccoci. E questo è sfilato. Vediamo se riusciamo a vedere. Sì, così, Sì, guarda. ok. Sì, c'è una bella crepa. Una bella crepa. E questo è pericoloso, perché se si spezza mentre stai andando in giro, ti No, ritrovi non deve essere una bella esperienza. la leva del cambio in mano. Eccoci.
qua il rasamento non c'era più, c'era solo la molla tano, eccolo. Bene, stesso procedimento sull'altro lato, sempre la molletta da far ruotare. Sfidiamo, eccoci, anche qua una pulita veloce, poi dopo questi pezzi andranno puliti bene, il manubrio andrà comunque micropallinato. Micropallinato? Sì, è una sabbiatura molto fine. Molto fine. Ecco, anche se lo micropalliniamo e sarà poco, diciamo, si rovinerà poco il materiale, è sempre meglio proteggere queste lavorazioni dove scorre il canotto stesso. Sì. Per proteggerle cosa si mette? Ma mettiamo dei tappi, del nastro adesivo, sì. Tanto eccoci qua. Un po' di sbruzzante. E vediamo un po' se ci dà una mano. Sì, questo sì. Qui. Ecco, questo qui non hai visto crepi su questo? No. Questo è quello dell'acceleratore, che ovviamente ha un attacco solo per il cavo. Sì. Mentre quello del cambio ne aveva due. Sì. Eccoci. A posto. Il corpo del manubrio. Dobbiamo solo togliere il fermo dei cavetti, che è una piastra di metallo. Quella lì sì, la, si vede. La togliamo. Dunque, qui deve esserci una molletta, anche lei antivibrante, che in realtà dovrebbe avere un fissaggio, che adesso qui si è spezzato, in questa zona una paletta, che va fissata, diciamo, a questa vite. Vedi che c'è il residuo qui, di quella, eccola qua, Okay. Che fa anche lei da antivibrante sull'acceleratore. Allora, adesso prendiamo una chiavettina a cricchetto qua, sono davanti alle telecamere, faccia pure come fosse a casa sua. Allora, cricchettino piccolissimo da 8 mm e andiamo a svitare le due vitine della piastra. Da 1 a 10, come con 10 il massimo, com'è lo stato di conservazione di questa Vespa 50N? domandone difficile. No, a me dipende. Sembra non male, ecco, così. Dopo sì, il numero no, non è male, anche perché ha ancora tutte le sue parti, anche questo stellario. Qui è quello che abbiamo appena smontato. Sì, no, scusa, non ti ho fatto vedere. Sì, sì, no, ma è la piastra praticamente che tiene in posizione i cavetti e le guaine di rinvio, che poi vanno al motore per il cambio e l'acceleratore, ecco. Ok. Bene, qua allora ci resta soltanto questa vitina della leva. Oh, qua c'è un bel danno però. Aia. Sì, questo è un bel danno. Bel danno, perché questo bisognerà farlo saldare o comunque cercare un altro manubrio a questo punto. Aia. Perché aia, è spezzato aia il supporto della leva. Questo che materiale è il manubrio? Questo è una lega d'alluminio, non ti so dire sì, con precisione che più o meno è alluminio, però ecco, più o meno per un ignorante sì, come alluminio. Me. Quindi difficile da saldare. Difficile da saldare, ecco qui, visto che c'è questa rottura, non stiamo lì neanche a perdere tempo adesso a cercare di togliere questa vite, perché la lasciamo lì un attimino non in ammollo. Bisogna capire cosa farci dentro. Sì, perché se magari nelle mie cose ho un manubrio uguale,
potrei anche pensare di, usare quello, di farlo sistemare in un secondo momento, ecco. Niente, qui lo possiamo accantonare. Questo qua, stesso discorso, con questa crepa non andiamo da nessuna parte, non rischierei di rimetterlo in posizione, saldarlo, perché comunque poi dovrei comunque tirare la saldatura perfettamente a filo. Rischierei comunque che si rompa ancora. Ti è già capitato altre volte di trovare dei danni così? Non tantissime volte, però mi è già capitato, sì. Ma perché? Ma si riducono così perché? Ma secondo me prendono dei colpi, cioè la Vespa... Una caduta, sì, magari... Picchia il manubrio. Un mezzo utilitario che ne ha passate di tutti i colori, chissà quanti colpi ha preso, e niente. Qua quindi le sorprese sostanzialmente sono due principalmente. Sì, è rotto da tutte e due le parti, il canotto dal cambio e anche sulla leva del freno anteriore. Abbiamo concluso, Edo? Sì, poi qui adesso quando faremo una bella pulita generale poi decideremo da farsi, ecco. Ok, niente, quindi se adesso guardiamo in quella telecamera là, che così salutiamo, da quelli della Ruggine, Edo, grazie per il tuo intervento, con Bruno vi inviamo un grande saluto, ciao, alla prossima! Ciao.